Cari genitori e familiari di mamma, carissimo Cristian, siamo vicini e ci sentiamo partecipi del vostro dolore. La morte di Manuel ha colpito l'intera comunità isolata. Ognuno di noi è stato toccato nel fondo da questo evento tragico. È nata una spontanea sintonia che invita a riflettere, a interrogarci, a ricercare il senso della perdita di questa giovane esistenza. Una vita che si spegne troppo presto, toglie un po' di futuro e di speranza a tutti. Siamo però consapevoli che la solidarietà umana che proviamo è giusta, ma non basta. La morte di Manuel e il vostro dolore ci appartengono, non solo perché segno della nostra capacità di condivisione, come uomini e donne che fanno parte di una comunità, ma soprattutto perché sono pressanti invito a porci interrogativi che non possiamo eludere e mettere sotto silenzio. Ciò che è accaduto a Manuel Calise e alla sua famiglia potrebbe accadere ad altri ragazzi e ad altre famiglie, anzi accade sempre più spesso. La sottovalutazione di un pericolo, un momento di distrazione causato dal telefonino, un atto di responsabilità con l'eccesso di velocità, senza considerare le conseguenze, possono distruggere una vita. Tutti insieme, pensiamoci. Ogni strada può diventare un pericolo per pedoni e conducenti dei veicoli se non rispettano di notte e di giorno i limiti di velocità. Ogni angolo della nostra bella isola può diventare chiaro di una morte tragica se non assumiamo tutti, adulti e ragazzi, comportamenti responsabili sulle nostre strade. Ogni incrocio può farci incrociare la morte se alla guida delle nostre auto schizziamo come proiettili. Devo quindi rivolgere ancora una volta un accorato appello agli amici di Manuel e ai nostri giovani: siate vigili, responsabili, non sottovalutate mai il pericolo, non sfidate mai la sorte, non mettete in pericolo la vostra vita e quella degli altri, siate prudenti. Ve lo chiedo ancora una volta da padre, da amico, non da sindaco. L'amministrazione comunale di Lacquameno, d'intesa con tutti i sindaci di Ischia e i comuni dell'isola di Ischia, ha proclamato per l'intera giornata di oggi tutto cittadino, invitando i dirigenti scolastici ad organizzare momenti di riflessione sul rispetto del codice della strada e la sicurezza stradale. Non era mai accaduto. È un piccolo segno di unità d'intenti per un impegno comune sui temi della sicurezza stradale sulla nostra isola. Il comune di Lacquameno e l'intera comunità isolana, oggi rappresentata qui dai sindaci, dal Presidente del Consiglio e dagli amministratori pubblici, si stringono in un commosso fraterno abbraccio alla tua Fabrizio, Grazia e Cristian, alla fidanzata di Manu. Ciao Manu, continua a vegliare sulla tua famiglia e i tuoi amici. Vivrai con noi, nella nostra mente e nei nostri cuori.